Una città sotterranea, misteriosa e affascinante. Questo avevano costruito gli Etruschi quasi 3000 anni fa, realizzando al di sotto di una loro magnifica città chiamata Belzna un dedalo infinito di cunicoli, utilizzati come depositi, colombari, cantine, frantoi, ma soprattutto pozzi, che con una perfetta struttura idraulica portavano acqua a tutta la città. Quei pozzi che sono i logici precursori, come vedremo, di un altro pozzo ben più famoso e che ancora oggi rappresenta uno dei simboli della nuova, meravigliosa città che nei secoli prenderà il posto dell'antica Belzna, Orvieto. La visita a queste antiche grotte, quindi, riaperte oggi dopo un importante restauro, rappresenta una passeggiata splendida e unica per iniziare a comprendere meglio l'anima di una città antica e modernissima, nobile e amica. Saliamo verso il centro storico con una moderna e comoda funicolare che, partendo da ampi parcheggi, scavalca in pochi minuti il dislivello della rupe. La città che oggi ci accoglie è soprattutto quella medievale e rinascimentale, anche se da ogni angolo emergono tracce di cultura più antica. Per abbracciare con un primo sguardo tutto l'impianto urbano, è saggio salire i 42 metri della Torre Civica, meglio conosciuta come Torre del Moro, che svetta ancora possente accanto all'elegante Palazzo dei Sette. Da qui la città si mostrerà in tutta la sua particolare bellezza, un'immensa rocca naturale che con le sue scoscese e impervie pareti costituì da subito una forma urbis perfetta, un centro abitato praticamente inespugnabile senza la necessità di grandi mura. Dall'abitato spuntano i monumenti più eleganti e antichi che ne raccontano la complessa storia, come il Palazzo del Popolo, iniziato nel 1250 e destinato dapprima ad essere un importante edificio pubblico. Dopo secoli di degrado, il palazzo è risorto a nuova vita come splendido e modernissimo centro congressuale. Proprio durante la sua ristrutturazione sono venuti alla luce bellissimi reperti, raccolti in una suggestiva mostra, come i resti di un acquedotto medievale e un'ara etrusca. Davvero splendida la grande sala congressuale, la cui modernissima tecnologia è immersa in un ambiente di grande nobiltà e bellezza, arricchito da suggestivi affreschi dei secoli XIV-XVII. Riprendiamo a passeggiare fra le antiche mura della Rocca, innalzata per ordine del cardinale Albornoz nel 1364 e distrutta dagli stessi Orvietani nel 1390. Ricostruita nella metà del 400 e utilizzata come struttura militare difensiva, è oggi un bel giardino pubblico affacciato su un meraviglioso panorama.
Ai suoi piedi si potrà ammirare meglio la particolare collocazione geografica della città, avvinta letteralmente al blocco tufaceo che la ospita e che ne ha costituito da sempre la sua difesa naturale, senza nel contempo permetterle un'espansione che avrebbe sicuramente degradato la sua perfetta struttura urbana. Fu proprio la straordinaria sicurezza che ispirava Orvieto a spingere numerosi papi a risiedervi, come Clemente VII, che qui si rifugiò con la sua corte nel 1527 durante il sacco di Roma ad opera degli Anzichenecchi. Fu in quell'occasione che lo stesso Papa ordinò ad Antonio da San Gallo il Giovane un'opera che garantisse abbondante approvvigionamento idrico alla rocca. Il grande architetto realizzò allora un immenso pozzo che, ancora perfettamente funzionante, rappresenta oggi una delle più celebri attrattive della città. Il Pozzo di San Patrizio, che deve il suo nome ad un'antica leggenda medievale tramandata dai monaci di un vicino convento, è una vera e propria voragine profonda 62 metri e ingegnosamente circondata da due camminamenti ad elica sovrapposti, uno destinato alla discesa e l'altro alla risalita di uomini e animali. Il tutto illuminato da innumerevoli finestre e realizzato con una perfezione tecnologica che lascia sbigottiti. Immergiamoci ancor più nel cuore storico della città alla scoperta di nuove emozioni. Di là dalla sua celebre veste di città d'arte, Orvieto rappresenta in maniera mirabile l'immagine di un perfetto centro medievale, articolato con una logica e una grazia che traspaiono da ogni scorcio. In questo contesto si inseriscono perfettamente le innumerevoli botteghe artigiane, quasi sempre vissute da piccoli e grandi artisti che, tramandandosi un'arte antica e suggestiva, si rincorrono praticamente per tutta la città. Negozi di ceramiche, intagli di legno, tessuti, oggetti artistici, merletti di eccezionale fattura e mille altre offerte saranno occasione per acquisti suggestivi e unici.
La gastronomia, inoltre, sarà un'altra piacevole sorpresa. Una cucina ricca e saporita che si manifesta in proposte spesso inconsuete ma sicuramente molto ghiotte, come la gallina ubriaca, cosiddetta per la sua lunga cottura nel celebre vino locale. La visita prosegue automatica alla scoperta dei monumenti artistici e storici, a cominciare dalle chiese. Qui siamo a Sant'Andrea, una delle collegiate più antiche e interessanti della città. Sorta fin dal VI secolo su un antico substrato villanoviano ed etrusco, la chiesa presenta una facciata romanica ed è affiancata da una possente torre dodecagonale a bifore. L'interno, risistemato nel XVI secolo, è a tre navate ad ampie arcate con una crociera gotica. Molto elegante un'edicola sepolcrale trecentesca che risale alla scuola di Arnolfo di Cambio. Molto belli, infine, gli affreschi del 3-400 sulla parete di sinistra. La più antica chiesa della città è San Giovenale, fondata addirittura nel 1004, che presenta una semplice facciata romanica accanto ad una slanciata torre campanaria. L'interno a tre navate con colonne in tufo è splendidamente affrescato con immagini per lo più votive risalenti ai secoli XII-XIV che ne fanno un suggestivo museo naturale. Una raccolta di altri capolavori del passato è poi contenuta nello splendido museo archeologico situato nel Palazzo Faina, in Piazza Duomo. Un insieme preziosissimo di vasi affrescati, sarcofagi, statue, dipinti e oggetti votivi che raccontano l'antichissima storia di Belzna e della straordinaria civiltà che ne seguì.
Il vero cuore della città è Piazza Duomo, uno spazio di straordinaria bellezza, delimitato da una schiera di bassi edifici medievali, le casette dei canonici, ai cui lati si eleva la Torre di Maurizio, cosiddetta per l'automa di bronzo che fu posto alla sua sommità nel 1349 per scandire con i battiti della campana i tempi di lavoro e di riposo del cantiere del Duomo. Chiudono la piazza una serie di bei palazzi, fra cui Palazzo Faina e Palazzo Soliano, anch'essi sede di pregevoli mostre e musei. Ma quello che riempie lo sguardo è la straordinaria facciata del Duomo, uno dei più spettacolari e splendidi templi della cristianità e nel frattempo una delle più alte espressioni dell'architettura gotica italiana. Iniziato nel 1290, fu un altro grande architetto, Lorenzo Maitani, a riprendere i lavori nel 1310. Il Maitani rafforzò con speroni e archi rampanti la struttura che appariva instabile. Iniziò la nuova tribuna, che sostituirà la primitiva abside, e soprattutto concepì la spettacolare facciata tricuspidata, che nei secoli acquisterà uno splendore abbagliante e unico. Il Duomo di Orvieto è stato visitato e arricchito nei secoli dai più grandi artisti del tempo, da Andrea Orcagna ad Antonio da Sangallo, da Carlo Maderno a Emilio Greco, che ha praticamente suggellato l'opera nei moderni anni 60, fondendo le splendide imposte bronzee del portone centrale. Il risultato che si ammira oggi è di un'emozione e una suggestione davvero uniche. La grande facciata che si intravede da ogni angolo della città esplode in tutto il suo splendore solo all'ingresso nella piazza dalle piccole stradine che vi conducono e che sembrano volerlo nascondere alla vista globale fino alla sua completa apparizione. La sua visione rappresenta da sola un immenso museo di storia e cultura, una sintesi straordinaria delle maggiori arti figurative, architettura, scultura, pittura. Grandi edicole e nicchie accolgono le statue dei profeti e degli apostoli. Quattro grandi pilastri fra i portali sono rivestiti di splendidi rilievi ispirati alle sacre scritture. Tutta l'opera architettonica e scultorea è poi arricchita da immensi mosaici ispirati a scene sacre e risplendenti di colori e di oro che soprattutto al tramonto rendono l'immagine complessiva un quadro di emozionante e struggente bellezza. Lo spettacolo prosegue all'interno, diviso in tre grandi navate e arricchito con preziose opere d'arte, a cominciare dai sontuosi affreschi dell'abside, opera di Ugolino di prete Ilario, che illustrano le storie di Maria. All'inizio della navata sinistra spicca un bellissimo affresco di Gentile da Fabriano del 1425, una Madonna col Bambino, impreziosita dall'immagine eterea di un angelo che sembra fatto di puro spirito. Ma è nella cappella a destra dell'abside, quella della Madonna di San Brizio, che scopriamo la vera meraviglia della cattedrale. Un abbagliante ciclo di affreschi iniziati dal Beato Angelico nel 1477 e completati da Luca Signorelli sul tema del finimondo. Un'opera che per ampiezza, complessità di rimandi culturali, potenza delle immagini figurative, si pone come una delle più alte testimonianze culturali dell'arte di ogni tempo. E non è un caso che proprio qui venisse ad ispirarsi il grande Michelangelo prima di accingersi a realizzare il suo mitico Giudizio Universale nella Cappella Sistina.
Dall'altra parte del transetto è situata la cappella del Corporale, dove è conservato il miracolo di Bolsena, in seguito al quale, con la bolla Transiturus, Papa Urbano IV estese nel 1264 la festa del Corpus Domini a tutto il mondo cattolico. Il reliquiario, dove è conservato il sacro lino, è un'opera in metalli preziosi e smalti realizzata intorno al 1337 da Ugolino di Vieri, che si pone sicuramente come uno degli esempi più importanti dell'intera oreficeria italiana. Ennesimo esempio di arte e bellezza di una città magica e indimenticabile.